Signori miei, è giunto il momento. Con Pokémon Spada e Scudo, che a breve busseranno alle nostre porte, è giunto il momento di concludere quel viaggio che dal 5 giugno ha caratterizzato non solo il mio canale, ma spero in una certa misura anche voi. Anch'io quest'oggi esporrò la mia teoria finale su ciò che vedremo nei prossimi giochi, ma non solo. Come è inutile che vi ricordi, il nostro obiettivo è ben più grande, forse perché in realtà è lo stesso obiettivo che pone Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Oggi noi riscriveremo la storia Pokémon. Sono orgoglioso di potervi dire all'alba dei nuovi giochi che l'intero nostro percorso di teorizzazioni ha retto sin da giugno stoicamente ad ogni trailer annunciato e ad ogni nuova informazione, e che dunque non avrò ripensamenti in questo video sufficientemente grandi da portare al crollo del castello che fino ad ora abbiamo costruito. Non so se ciò che diremo quest'oggi lo ritroveremo nei giochi, onestamente non mi faccio nemmeno troppe aspettative a riguardo, ma il fatto di arrivare alle porte di Pokémon Spada e Pokémon Scudo con un'idea coerente dall'inizio alla fine su ciò che potremmo aspettarci da questi giochi personalmente mi riempie d'orgoglio, e spero tramite questo video di trasmettervi almeno in piccolissima parte quella che è stata la passione che mi ha portato a realizzare tutto ciò. Ma ho già parlato troppo. Prendetevi il vostro tempo e il vostro spazio, mettetevi comodi, perché quest'oggi andremo a riportare alla luce le radici di Galar e più specificatamente le radici dell'intero mondo Pokémon. Signori e signore, benvenuti nella teoria finale. Partiamo dalle origini, perché senza passato ci sarà impossibile comprendere il presente. Come ci ricorda la monumentale quarta generazione, in principio vi era il caos. Al centro del caos, quando tutto divenne una cosa sola, comparve un uovo. Caduto dal vortice, esso diede vita alla creatura originaria che sappiamo essere Arceus. Da essa vennero poi generati due esseri e conseguentemente alla loro creazione, il tempo cominciò a scorrere e lo spazio prese ad espandersi. Sappiamo ad oggi e dalla quarta generazione che questi due esseri non sono nient'altro che rispettivamente Dialga e Palkia. Dalla creatura originaria vennero poi create tre forme di vita, ossia Uxie, Azelf e Mesprit. Dai due esseri che sappiamo incarnare il tempo e lo spazio ebbe origine la materia, mentre dalle tre forme di vita che rappresentano le emozioni, la volontà e la conoscenza nacque lo spirito. Fatto ciò, Arceus cadde in un sonno profondo. Questo, come saprete, è il mito canonico. Ora, prima di parlare di giganti, di ghiratine e di tutto ciò che all'interno di questo mito è lasciato alle spalle, permettetemi di fare qualcosa che avrei forse dovuto fare tantissimo tempo fa. Preparatevi, perché stiamo per eseguire un'esegesi del mito della creazione. Il mito in questione può essere schematizzato in quattro parti che vedete in sovrimpressione. Concentriamoci per il momento sulla prima parte, ossia sulla nascita di Arceus. In principio vi era il caos, un tumulto agitato di caos. Dunque, chiaro sin da subito che all'origine del mondo Pokémon non vi è Arceus, perché il principio è qualcosa di diverso da lui, un qualcosa che è descritto come caotico e indefinito. Ma proseguiamo. Nel centro del caos, quando tutto divenne una cosa sola, comparve un uovo. Caduto dal vortice, l'uovo diede vita alla creatura originaria. L'uovo di Arceus compare quando tutto diviene una cosa sola. Fermiamoci un attimo ad interpretare questa frase. Fino ad ora nel mito abbiamo parlato solo di caos, che in quanto principio prima di Arceus è anche tutto ciò che precedeva Arceus. Dunque il tutto che diventa una sola cosa in Arceus non è nient'altro che il disordine primordiale. Adesso però quel disordine è diventato un tutt'uno, si è concentrato in un'unica forma. Potete provare anche voi a replicare il mito della creazione. Prendete una manciata di oggetti e disperdeteli attorno a voi. Facendo questo gesto avete creato un disordine. Ora riprendete quegli oggetti e riuniteli all'interno di una forma comune, ad esempio metteteli in una scatola. Ecco, così facendo avete appena ricondotto il disordine all'ordine. Ciò vuol dire che avete ricondotto una molteplicità di elementi ad un'unica unità. Il significato di questa frase metaforica contenuta nel mito è allora il seguente. La creatura originaria, ossia Arceus, è il primo essere ordinato generato a partire dal disordine. In altre parole, Arceus è la prima forma di evoluzione nel mondo Pokémon, da un indefinito qualcosa di caotico ad un essere ordinato. Non è allora un caso che la categoria Pokémon che identifica Arceus non sia niente po' di meno che quella di Pokémon primevo, ossia prima evoluzione. Torneremo su ciò poco più avanti. Per ora restiamo sul nostro testo, perché c'è dell'altro. Già, perché l'uovo che dà i natali alla creatura originaria cade dal vortice. Attenzione, l'uovo non esce dal vortice, ma non cade
cade nemmeno al suo interno. Provo a chiarirmi meglio. Non cade nel vortice, dunque al suo interno, ma dal vortice. Ciò vuol dire che si muove un po' come una pallina all'interno di un imbuto. Girando e rigirando, cadrà alla fine dal vortice, passando però per il suo centro. È inutile dirvi che questo vortice non è nient'altro che quel tumulto agitato di caos originario. Ricordatevi di questo vortice, credo che vi tornerà in mente a breve. Detto ciò, possiamo passare alla seconda parte del nostro mito. Dalla creatura originaria vennero generati due esseri. Il tempo cominciò a scorrere, lo spazio cominciò a espandersi. Dalla creatura originaria vennero generate tre forme di vita. Qual è la differenza tra un essere e una forma di vita? È una domanda molto a bruciapelo, ma è fondamentale. Abbiamo detto in precedenza che i due esseri sono di alga e palchia, e dunque coloro che incarnano il tempo e lo spazio, mentre le tre forme di vita sarebbero Uxim, Esprit e Azelf, ossia coloro che detengono le redini di emozioni, conoscenza e volontà. Perché mai si sarebbe dovuto cambiare da essere a forma di vita se tutto ciò non avesse un senso? Se solo Uxim, Esprit e Azelf vengono definiti come forme di vita, forse il mito ci vuole dire in un qualche modo che di alga e palchia non lo sono? La risposta ci attende forse nella terza parte del mito. I due esseri espressero un desiderio e da loro nacque la materia. Le tre forme di vita espressero un desiderio e da loro nacque lo spirito. I due esseri diedero forma alla materia, mentre le tre forme di vita generarono lo spirito. Seguite il mio ragionamento. Prendete in mano il primo oggetto che vi capita a tiro. Quella che stringete tra le mani è indubbiamente materia, ma se avete inteso oggetto come un qualcosa di necessariamente inanimato, allora quella non è vita. In questo momento avete in mano qualcosa che è di alga e palchia, ma non è Uxim, Esprit e Azelf. Al contrario, qualsiasi cosa che abbia emozioni, conoscenze e volontà è necessariamente vivo. E infatti, in una prospettiva filosofica tradizionale, un essere, come sono definiti tanto di alga quanto palchia, non è un qualcosa di organico, o almeno non lo è necessariamente. E quindi, volendo interpretare il dualismo materia-spirito che si dà nel mondo Pokémon in termini per noi più moderni, potremmo interpretarlo come organico e inorganico. Nel mondo Pokémon una forma di vita è ciò che racchiude in sé tanto lo spirito quanto la materia, il resto è invece solo la seconda. Quindi sì, è corretto dire, alla luce del mito originario, che di alga e palchia non sono propriamente delle forme di vita. Prima di concludere con la quarta e brevissima parte della nostra esegesi del mito della creazione, vorrei che teneste a mente due cose fondamentali. Che la materia e lo spirito, essendo creazioni dei figli di Arceus, sono successive a quest'ultimo e dunque che il vortice originario non è fatto di materia. La sua natura la indagheremo più avanti nel corso della nostra trattazione, ma se la materia e lo spirito sono successivi ad Arceus, lo spazio, il tempo, le emozioni, la conoscenza e la volontà non lo sono, perché è Arceus che le possiede e le delega ai suoi figli. A quale titolo Arceus possieda queste caratteristiche e soprattutto quale sia il rapporto tra materia e spirito lo chiariremo tra un po'. Passiamo ora alla quarta e ultima parte del nostro mito, che afferma: dopo la creazione, la creatura originaria cadde nel sonno profondo. Quest'ultima indicazione ci suggerisce un elemento di fondamentale importanza. Arceus, una volta impostato quello che noi chiamiamo multiverso, lascia che esso si sviluppi, cadendo in letargo e non interferendo nelle azioni di questo mondo. Bene, dopo aver scandagliato a fondo il nostro documento storico-mitologico, è arrivato il momento di intrecciarlo con altre fonti per tentare di ricostruire la storia delle origini nella maniera più accurata possibile, inserendo personaggi di importanza capitale. Prima tra tutti, ovviamente e necessariamente, i giganti. La loro esistenza è testimoniata da un messaggio inciso sulla seconda lastra di Arceus ottenibile in Pokémon Diamante, Perla e Platino. Essa recita così: questa lastra racchiude la potenza sprigionata da giganti sconfitti. Ora, cosa sono le lastre? Da dove traggono origine e soprattutto qual è il loro rapporto con Arceus? È il momento di riflettere su alcuni punti. Primo tra tutti, il modo in cui il messaggio delle lastre si presenta a noi giocatori. Poco fa ho detto che i giganti vengono citati sulla seconda lastra raccolta dal giocatore durante i giochi, ma noi sappiamo benissimo che non esiste un vero ordine secondo il quale raccogliere queste lastre. Esse sono disperse randomicamente per la regione e la seconda lastra può essere tanto una lastra Baco quanto una lastra Idro e così via. Eppure, indipendentemente da quale lastra il giocatore raccoglierà, la seconda di queste riporterà sempre solo il messaggio che cita i giganti. Questo elemento ci permette di intendere queste lastre in senso sovrannaturale. Ciò che la lastra racconta del mito della creazione non è
inciso sulla lastra, ma si incide nel momento in cui la raccogliamo. Ciò significa che le lastre non sono creazioni umane, ma provengono direttamente dalla creatura originaria. Inoltre, come è noto, qualora Arceus entrasse in possesso di una specifica lastra, grazie all'abilità multitipo, esso otterrebbe il tipo che in essa è infuso. Fermi tutti, ho detto infuso? No, perché la differenza tra infondere e racchiudere è lampante. Una cosa infusa è come se fosse versata al suo interno, e dunque non è sempre stata così, ma c'è stato un momento nella storia in cui ciò è avvenuto. Quindi sto forse utilizzando un termine improprio? No, signori, sto semplicemente utilizzando la versione inglese del messaggio. The power of defeated giants infuses this plate. Tradotta letteralmente in italiano, questa informazione ci dà molti più dettagli rispetto alla sua reinterpretazione in lingua nostrana. Il potere di giganti sconfitti è infuso in questa lastra. Signori miei, il potere è una cosa diversa dalla potenza. Perché la potenza è una forza cieca senza alcuna direzione, mentre invece il potere è ciò che è possibile fare con quella potenza. Per intenderci, facendo un esempio molto banalizzante, la potenza del motore di una macchina da corsa le conferisce la capacità e dunque il potere di sfrecciare a 300 km/h. Ma se il potere di una macchina è quello di sfrecciare a determinate velocità, allora qual è quello dei giganti? Sappiamo che le lastre hanno ognuna un tipo ben specifico, ma allo stesso tempo sappiamo anche che Arceus è di tipo normale, il tipo nullo per eccellenza. Tanto che la sua tentata replica da parte degli umani si chiama tipo zero, che in inglese è tradotto come type null ed è, guarda caso, di tipo normale. Non solo, ma Arceus può acquisire un tipo solo a contatto con quelle lastre che però sono disperse nel multiverso e contengono un potere che egli non ha. La conclusione è allora autoevidente. Se il potere infuso nelle lastre non appartiene ad Arceus, allora molto probabilmente appartiene ai giganti. Giganti che vennero sconfitti dal dio creatore e che a lui dovettero cedere il controllo sugli elementi della natura, ossia sui 17 tipi più il tipo normale di Arceus, che la creatura originaria utilizzerà per caratterizzare la sua creazione. Tutto molto coerente, ma chi sono questi giganti? In fondo non lo abbiamo ancora detto. Bene, è arrivato il momento di smascherare la loro vera natura e per farlo ci rivolgeremo al loro significato mitico. Nell'intera mitologia pagana occidentale, i giganti sono quegli esseri che precedono l'ordinamento portato dalle divinità e che sono dunque rappresentazione del caos originario. Già, il caos. E del resto Arceus, il Pokémon dell'ordine, il creatore di spazio e tempo, con chi mai dovrebbe combattere se non con il disordine? Di chi mai dovrebbe liberarsi se non di quel caos originario in cui egli stesso è nato? Analizzando il mito della creazione, abbiamo detto che Arceus si evolve dal caos, come se prima di lui vi fosse una creatura, anzi molte creature, dalle quali a un certo punto si è generato un uovo che, dischiudendosi, ha dato vita alla creatura originaria. È come se ad un certo punto della sua storia il disordine si fosse evoluto in un ordine. Guarda caso, i giganti della mitologia pagana sono anche coloro che possiedono il controllo sugli elementi della natura e che però, avendo creato Odino e Zeus, le divinità ordinatrici, finiranno inevitabilmente per soccombere a queste ultime. E allora, se i giganti sono il caos e gli elementi della natura, il mistero è presto svelato. I giganti nel mondo Pokémon sono il caos primordiale preesistente ad Arceus. Da esso vennero sconfitti e dovettero perciò cedere il controllo dei tipi alla creatura originaria che li utilizzerà per caratterizzare quella sua creazione che in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna abbiamo imparato a chiamare multiverso. Eppure, nonostante ciò, i giganti non sono scomparsi e soprattutto non è scomparso il caos. Giratina ne è un esempio. Proprio come accade nella mitologia nordica, per quanto il caos possa essere sconfitto, esso ritornerà sempre all'interno dell'universo perché ne è una sua intima costante. Così come Loki fa parte degli dei ma ha stretti legami con i giganti, allo stesso modo Giratina, figlio di Arceus, è una creatura perfettamente ambientata nel caos. Tanto che il suo controllo sull'antimateria implica anche il controllo sull'antitempo e sull'antispazio e dunque in certa misura su Dialga e Palkia. E non è un caso allora che Arceus l'abbia rinchiuso in una dimensione ad hoc dove lo spazio e il tempo sono sfigurati e dove regna incontrastato il caos. Dunque no, il caos non è stato abolito da Arceus e anzi in una certa misura è stato inserito nella sua creazione perché è come se anche in ciò risiedesse l'ordine delle cose. Ma c'è dell'altro. I giganti stessi sono stati sconfitti, ma non annientati. Forse avranno perso parte del loro potere, ma di certo non la loro potenza. Fermiamoci a riflettere. L'uovo di Arceus cade dal centro del caos e una volta nata la
creatura originaria dovrà combattere contro quegli esseri che popolano il vortice di caos per poter creare un multiverso ordinato. Il combattimento si risolve in suo favore e i giganti, a quel punto, una volta cacciati, consentiranno ad Archeus di iniziare la sua opera di creazione. Ma quest'ultima si svolgerà, per così dire, sotto il vortice di caos, perché ricordiamolo, Archeus è caduto dal centro, ha avuto accesso a una sorta di dimensione altra, una dimensione che in questa fase chiameremo per convenzione piano dell'ordine. E allora devo fare una minuscola correzione alla mia teoria originaria. In principio ho sostenuto che una volta terminato il conflitto tra Archeus e i giganti, il primo avesse rinchiuso i secondi in una dimensione priva di spazio e priva di tempo fuori dal multiverso che ho temporaneamente chiamato punto del caos. Ma giunti a questo ulteriore livello di spiegazione del mito, perché dover continuare a chiamare questo luogo punto del caos quando il nome è sotto i nostri occhi? Il luogo dove risiedono i giganti non è il punto del caos, ma è quel vortice di caos originario che è tuttora esistente. E soprattutto non è Archeus ad averceli rinchiusi. Quella del vortice è la dimensione originaria dei giganti che lì dentro vi fluiscono per l'eternità. Prima di ricapitolare il tutto, permettetemi di parlarvi brevemente di Unknown e Regigigas. Come abbiamo teorizzato in un recente concept analysis, gli Unknown potrebbero rappresentare la parola di Dio e dunque la parola di Archeus. Non solo, ma forse in origine essi erano uniti. E come nella Genesi dell'Antico Testamento, ad Archeus bastava dire qualcosa affinché quel qualcosa si realizzasse. In seguito, nella speranza che le forme di vita che avrebbero popolato il multiverso non portassero alla sua distruzione, e in un certo senso come contromisura al caos necessario all'interno della stessa, la creatura originaria si privò del linguaggio unknown per comunicare ai posteri il suo messaggio di armonia e pace. Non sarebbe un caso allora che durante l'evento delle rovine Singio, Archeus necessiti di richiamare gli unknown per ricreare Dialga, Palkia e Giratina, perché sarebbero proprio loro, secondo questa nostra interpretazione, la chiave di volta per risolvere il mistero della creazione del multiverso. Inoltre, il fatto stesso che gli unknown siano una scrittura alfabetica ci permette di interpretare coerentemente l'intero mondo Pokémon alla luce della mitologia pagana e in generale di quella occidentale. Tant'è vero che il nome stesso di Archeus, anche nella sua versione giapponese, si forma del vocabolo greco arche, ossia principio, e della parola latina deus, che significa Dio. Gli unknown allora sono anche questo, la giustificazione della nostra prospettiva di un mondo Pokémon pagano. Per quanto riguarda invece Regigigas, possiamo forse spingerci oltre rispetto alle nostre prime speculazioni. Come forse ricorderete, in quanto essere privo di un tipo, non credo che Regigigas sia interpretabile come un gigante buono. Al contrario, credo che possa essere visto come la riproduzione ordinata di un gigante, voluta da Archeus stesso per ordinare le terre. Non a caso il nome Regigigas ha due componenti. Se la desinenza Gigas fa riferimento ai giganti e più in particolare quelli della tradizione pagana, la radice Regi rimanda a un monarca che nelle civiltà antiche e non è molto spesso interpretato come un rappresentante di Dio in terra. Eppure, proprio in quanto riproduzione di un gigante, egli sarà in grado di plasmare gli elementi della natura e infatti genererà Regice, Registeel e Regirock a partire dal ghiaccio, dal magma e dalla roccia. Come ho detto prima, possiamo però forse spingerci oltre. Già, perché Archeus, Dialga, Palkia, Giratina e tutte le creature create direttamente da Archeus non hanno un aspetto antropomorfo eccetto Regigigas. Potrebbe sembrare azzardato per il momento, ma iniziamo a lanciare l'ipotesi. Il fatto che nel mondo Pokémon si dia una differenza tra esseri umani e Pokémon potrebbe essere dovuto all'originario dualismo tra Archeus, essere molto più simile nella fisionomia a un animale, e i giganti, dall'aspetto sicuramente più antropomorfo. In ciò la forma umanoide tanto degli esseri umani quanto di alcuni Pokémon potrebbe essere ricondotta ai giganti stessi. Anche se ciò sembra non fondarsi su certezze, teniamo ferma questa ipotesi. Chissà, magari più avanti ci risulterà molto più lapalissiana. Bene signori, credo di aver spremuto il più possibile, almeno per il momento, l'origine del mondo Pokémon che sta alla base di ciò che in seguito dirò riguardo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Prima di procedere però mi sembra doveroso ricapitolare tutte le osservazioni che abbiamo fatto in questi 20 minuti di video per andare a riassumere l'intera cosmogonia e andare a riscrivere il mito originario della creazione.
In principio vi erano i giganti, esseri la cui essenza è il caos, abitanti dell'originario vortice caotico e possessori del controllo sugli elementi della natura. Da essi si generò un uovo che, cadendo dal centro del vortice, diede i natali ad Archeus, prima evoluzione del disordine in ordine. Archeus, in questo modo, approda su una sorta di piano dimensionale differente dal vortice che abbiamo denominato piano dell'ordine. A questo punto esplode il conflitto tra i giganti ed Archeus, tra vortice di caos e piano dell'ordine, tra disordine e ordine. La creatura originaria avrà la meglio, ottenendo dai giganti il controllo sugli elementi della natura, ossia sui tipi Pokémon. Scongiurata la prima minaccia, Archeus impartisce le leggi per la creazione e lo sviluppo del multiverso. Dialga e Palkia incarneranno le leggi di spazio e tempo, formando la materia. Uxie, Azelf e Mesprit porteranno le emozioni, la volontà e la conoscenza, dando origine allo spirito. Giratina viene creato per bilanciare l'ordine e più in particolare per bilanciare spazio e tempo. Viene però relegato in un mondo parallelo, il cosiddetto mondo distorto, dal quale osserva il nostro. Regigigas nasce come rappresentante di Archeus in Terra. Egli riordina i continenti ed è in grado di plasmare la materia generata da Dialga e Palkia. Il suo aspetto e quello delle sue creazioni, ossia Regirock, Regice e Registeel, riconduce a quello dei giganti. Prima di cadere in letargo, Archeus disperde nel multiverso il potere delle lastre per caratterizzare la natura secondo i 17 tipi più il proprio tipo normale, e si priva degli unknown con l'obiettivo di lanciare alle future creature del multiverso il proprio messaggio di ordine ed armonia, nella speranza che esso possa essere colto come principio di difesa verso il caos e verso i giganti. Fatto ciò, Archeus cade in letargo ed il multiverso inizia ad espandersi. Di quest'ultimo fanno parte anche gli ultramondi e le ultracreature, che seguono pur sempre le leggi dello spazio e del tempo di Archeus. Il come ed il perché lo capiremo più avanti. Il multiverso si espande, certo, ma non è da solo, perché lo abbiamo detto, esso si sviluppa nella dimensione in cui l'uovo originario di Archeus è caduto, ossia quella del piano dell'ordine. E allora, accanto alla creazione divina, vi è qualcosa da cui Archeus proviene, ma dal quale si è irrimediabilmente staccato, ossia il vortice di caos. Un vortice di caos che si trova sopra il multiverso e che potrebbe spalancarsi da un momento all'altro, sopra le nostre teste. Non ci vuole molto. Forse solo dell'energia. Magari un'energia in grado di riprodurre quegli arcaici giganti. È giunto il momento di allacciare le cinture. Stiamo per aprire la Camera dei Segreti di Galar. Signori e signore, è giunto il momento di incastrare ogni pezzo del nostro puzzle per andare a trovare quella linea di continuità tra Pokémon Spada e Scudo, il mito della creazione, e dunque di rimando tra ottava e quarta generazione. E credo che per farlo sia impossibile non partire nuovamente dalla Spada e dallo Scudo, dal Ciano e dal Magenta. Anche quest'oggi, signori e signori, partiremo da Zacian e Zamazenta. Due Pokémon la cui essenza incarna tanto il guerriero quanto il lupo. Dopo le conferme del legame tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo e il mito nordico, possiamo dirlo, possiamo dire che avevamo ragione. Zacian e Zamazenta sono ispirati al grande mito dei guerrieri lupo, combattenti consacrati ad Odino. Aspettate un secondo, non ho forse già citato Odino in precedenza? Non è forse la divinità norrena che sconfisse il caos dei giganti, esattamente come Archeus esce vincitore dal vortice di caos? Un luogo popolato dai giganti, ma del mondo Pokémon? E allora, se Odino ai guerrieri lupo, Archeus a Zacian e Zamazenta. Eppure noi sappiamo che questi Pokémon sono minacciati da qualcosa, che addirittura sono costretti a coprirsi le spalle a vicenda a causa di un nemico. Ma chi mai potrebbe mettere sotto scacco Zacian e Zamazenta, i guerrieri di Odino, i guerrieri di Archeus? Forse qualcuno pronto ad attentare al suo ordine e in fin dei conti ad Archeus stesso? Signori miei, è arrivato il momento di chiamare in causa il vero protagonista del video di quest'oggi. Date il benvenuto a Eternatus. Sappiamo per certo, grazie all'ormai indubitabile leak del 23 maggio, che sarà quest'ultimo il malvagio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Attenzione però, se Eternatus è il malvagio di questi giochi, allora chiunque avrà a che fare con lui non potrà esserlo. Kyogre e Groudon non sono malvagi, ma sono vittime della malvagità di Max e Ivan. Il nostro compito non è quello di sconfiggerli, ma quello di placare la loro rabbia. Niente di tutto ciò, però, potrà accadere con Eternatus. Egli è malvagio ed il nostro compito sarà
sarà proprio quello di porre fine a quella malvagità. Ora, abbiamo sostenuto che il nemico di Zazien e Zamazenta sia Eternatus, ma è evidente come questi abbiano già combattuto in passato. Nel trailer del 5 giugno assistiamo a quello che definirei un prologo del combattimento imminente tra i due lupi leggendari e il Pokémon malvagio. Zazien sferra un fendente con la propria spada verso Zamazenta, che in tutta risposta riesce a proteggersi con il suo scudo. Una volta però alzato lo sguardo verso il presunto nemico, entrambi si accorgono che davanti a loro non si trova ciò che effettivamente stavano cercando. Certo, Zazien e Zamazenta si conoscono, ma non a tal punto da riconoscersi immediatamente, e il loro atteggiamento reciproco, nonostante tutto, resta comunque circospetto. Ciò nonostante, una volta percepito il reale nemico, i due Pokémon si coprono le spalle come due vecchi compagni d'arme, costretti a combattere fianco a fianco dopo molti anni. Aspettate, come diamine fanno a percepire la presenza di un nemico solo da un movimento della foresta se questo nemico loro non l'hanno mai visto? E la risposta è semplice. Non è così. Lo abbiamo detto, Zazien e Zamazenta in passato hanno già combattuto assieme e a Galar abbiamo testimonianza di un conflitto che deve aver sconvolto in passato la regione. Sulla più ampia collina di Galar, visibile addirittura dall'artwork ufficiale della mappa, vi è la raffigurazione di un Pokémon gigante che scaglia venti e fulmini su esseri inermi. E l'intera regione di Galar è costellata di fortificazioni distrutte, addirittura alcune di queste si trovano all'interno delle aree selvagge. Delle aree che forse a questo punto sono diventate selvagge in seguito a quel conflitto che ha distrutto la civiltà che vi era. Arrivati a questo punto, abbiamo ragione di credere che quel Pokémon che anni or sono combatté con Zazien e Zamazenta sia lo stesso rappresentato sulla collina, ossia Eternatus. Eppure, a questo punto, davanti a noi si spalanca la strada della verità, perché da quella collina possiamo trarre il collegamento tra Eternatus e l'energia Dynamax. Quest'ultima è stato oggetto di studi dalla professoressa Flora, che ne ha permesso il suo controllo e il conseguente suo utilizzo tramite degli specifici polsini che incanalano l'energia Dynamax all'interno di uno specifico Pokémon affinché si produca in quest'ultimo una sua proiezione colossale. Ciò ha permesso a Rose, presidente della Lega Pokémon, nonché di un vasto conglomerato di aziende, di sfruttare il fenomeno Dynamax e di implementarlo all'interno delle battaglie della Lega Pokémon, stravolgendo così i combattimenti e rendendoli oltremodo spettacolari. Eppure, come dice il detto, forse non è tutto oro quello che luccica. Già, perché la professoressa Flora, proprio colei che ha studiato e ha permesso il controllo dell'energia Dynamax, ha appena affidato un compito misterioso e segreto alla sua assistente Sonia. Perché mai una professoressa con un tale successo alle spalle e ormai in pensione dovrebbe continuare a desiderare di indagare? Forse inizia a temere che l'origine di quel fenomeno che lei stessa ha scoperto e ha controllato possa essere oscura? Forse sente che qualcosa potrebbe andare storto? Forse sente dentro di sé il rimorso di aver creato qualcosa di orribile? Ma soprattutto, perché mai all'interno della nostra avventura dovremo incontrare Sonia sulla collina di Eternatus se non perché quello è un luogo in cui lei sta facendo ricerca? Pensateci. Un'energia infinita ma misteriosa, la cui origine è sconosciuta, ma che permette a dei Pokémon di divenire giganti, e un Pokémon gigante la cui origine è ugualmente avvolta nel mistero. Un Pokémon che combatté quella guerra raffigurata sulla collina, ma della quale oggi non si sa più nulla, tanto che i suoi antagonisti, ossia Zazien e Zamazenta, sono stati dimenticati. Un essere la cui forma esagonale richiama quella dei pozzi dell'energia Dynamax, che in origine potrebbe appartenergli e che magari in seguito a quel conflitto antico ha diffuso per la regione, permettendo ad altri Pokémon di assumere forme giganti e mettendo così a ferro e fuoco una regione ed una popolazione palesemente impreparati. Eppure, se abbiamo risposto alla domanda su chi sia Eternatus, ne rimane un'altra, forse ancora più decisiva. Cos'è Eternatus? Se è vero che egli è il legittimo proprietario dell'energia Dynamax e se è vero che i Pokémon Dynamax riproducono la sua stessa natura, allora forse possiamo scoprire le origini del Pokémon malvagio di Pokémon Spada e Scudo a partire dai Pokémon Dynamax. E allora, scorrendo tra alcuni dati riguardo alle ultime forme Gigamax di cui siamo venuti a conoscenza, troviamo qualcosa di sconcertante. Un elemento che ci permette di dire finalmente in maniera esplicita ciò che fino ad ora abbiamo mantenuto tra le righe. Il peso dei Pokémon Gigamax sul sito ufficiale è infatti censurato. Una scelta inspiegabile se non fosse riconducibile in qualche modo alla natura dell'energia stessa. Non vi sorprenderà sapere che è proprio così. Lo ha detto Mori stesso, il Dynamax non è nient'altro che una proiezione, qualcosa che non ha peso, qualcosa di immateriale. No, è impossibile, deve esserci un errore. Se i Pokémon Dynamax sono immateriali, allora vuol dire che anche Eternatus è immateriale, vuol dire che viene prima della materia, quindi vuol dire che viene prima di spazio-tempo, vuol dire che viene prima di Dialga e Palkia. Mi state forse dicendo che Eternatus viene prima di Arceus? Sì, signori,
viene prima di Archeos. Ipotizziamo per un attimo che abbia ragione chi sostiene che Eternatus non derivi dalla parola Eternus, ossia eterno, come del resto ho sostenuto in precedenza, ma da Aether, ossia etere. Un etere che, secondo la tradizione, è ciò che sta più in alto rispetto al nostro mondo e che è immutabile, trasparente, senza peso ed eterno. La verità, signori miei, è che abbiamo discusso sul niente. Che l'origine sia l'etere o l'eterno, sempre eterno Eternatus rimarrà, sempre sarà immateriale e sempre prima di Archeus verrà. E no, ragazzi, Eternatus non può essere un'ultra creatura. Di Lego, 55,5 kg, Gazlord, 888 kg, Celestila, 999,9 kg. Questo è peso, questa è materia, questo è successivo a spazio-tempo ed esiste solo grazie a quelli. Eternatus, al contrario, lo abbiamo detto, è immateriale e perciò stesso non è una creazione di Archeus. E allora, se ciò che non è materiale precede Archeus, possiamo finalmente dirlo. E lo possiamo dire con coerenza e con logica. Eternatus è un gigante delle origini. E del resto, i Pokémon sui quali confluisce l'energia Dynamax non sono forse in grado di controllare la natura tramite le proprie Dynamosse, creando tempeste e diluvi, esattamente come i giganti nordici erano in grado di fare e come sono in grado di fare i giganti del mondo Pokémon a cui Archeus sottrasse il potere? Eternatus non è forse eterno e Archeus non significa forse di per sé principio? Nasce da un uovo e dunque non può essere eterno. La Dynamax, se utilizzata, non spalanca forse sopra le teste dei Pokémon un vortice di caos? Non crea forse Pokémon giganti? E Eternatus non è forse gigante anche nelle dimensioni, tanto da poter occupare l'intera superficie di una collina? L'energia Dynamax nel sottosuolo di Galar non tenta forse di ascendere verso il cielo nelle terre selvagge? E queste ultime, luogo nel quale guarda caso si generano naturalmente dei Pokémon Dynamax, non sono forse soggette a continui cambiamenti climatici? Signori, siamo giunti ad un punto di non ritorno. Il nemico di Zacian e Zamazenta, e dunque di riflesso di Archeus, è Eternatus, un gigante delle origini contro cui il dio creatore si scontrò prima della creazione del multiverso. E quindi, al fianco di umani e Pokémon, ecco sorgere altri esseri, i giganti. Esseri che precedono Archeus, che lo creano e tuttavia tentano di distruggerlo e che, nonostante la loro originaria sconfitta, tentano costantemente di sovvertire il suo ordine. Già, sovvertire un ordine. Dove l'ho già sentita una cosa simile? Sicuri che nessuno ci abbia mai provato oltre ai giganti? Sbaglio o i cattivi nel mondo Pokémon non sono mai stati giganti? In 20 anni di brand, chi è stato il cattivo? Chi erano Gechis, Cyrus e Elysio? Erano forse giganti oppure erano esseri umani? E certo, erano umani. Ma come, scusate, gli umani non sono creature di Archeus, non dovrebbero essere buone? E chi l'ha mai detto che il multiverso di Archeus sia necessariamente buono? Archeus dispensa emozioni, conoscenze e forza di volontà, ma non impone a nessuno la bontà e anzi sa benissimo che all'interno della sua creazione c'è sicuramente del caos. Sa benissimo che se Giratina esiste è perché deve esistere. E sa benissimo che questa componente di antispazio, di antitempo, di antimateria e dunque di anti-Archeus necessita di essere fermata in un qualche modo per far sì che si possa creare davvero quello che Archeus voleva. Un qualcosa che Archeus ha tentato di comunicare tramite gli Unknown, un mondo di pace e armonia. Ed è ironico a questo punto il fatto che chi tenta di sovvertire il mondo Pokémon sia sempre e comunque un essere umano. Parlando di Regigigas, vi dicevo di come forse la distinzione tra umani e Pokémon in questo mondo possa essere ricondotta all'originario dualismo tra giganti e Archeus. Riflettiamoci meglio un attimo. Archeus, il Pokémon creatore, nell'aspetto è ispirato a un cavallo, mentre Eternatus sembra avere inconfondibili sembianze umanoidi, il primo è l'ordine e il secondo è il caos. E la forza di volontà che Archeus instilla all'interno del multiverso è essa stessa caotica, perché può portare alla fine del multiverso. E allora, attraverso Uxie, Azelf e Mesprit, Archeus non sta facendo altro che infondere nel multiverso ciò che egli è in quanto anch'egli gigante. E se la volontà, le emozioni e la conoscenza sono esse stesse originate dal caos, allora forse si può spiegare anche quella rossa catena. Pur esistendo, l'ordine sarà sempre in un qualche modo vincolato e determinato da una certa componente di caos. Sarà sempre messo in pericolo da una certa dose di sovversività che può nascere solo da emozioni, volontà e conoscenza. Del resto, gli stessi giganti nordici erano considerati detentori di una profondissima sapienza. E allora la verità è che all'interno del multiverso siamo noi esseri umani a creare i più grandi problemi, perché siamo figli del caos. Siamo noi gli eredi di quella tendenza originaria dei giganti e solo la morale degli Unknown di Archeus potrà cambiare il nostro destino e la nostra natura. E poi rimane sempre quella questione dei regi. Abbiamo detto che un tempo
eternatus attaccò Galar, ma facendo questo abbiamo forse trovato un evento da associare a un conflitto che cerchiamo da anni. Le incisioni rintracciabili nella beta delle rovine d'Alfa e nelle rovine abissali testimoniano l'esistenza di un combattimento avvenuto contro esseri in grado di controllare le forze della natura, tanto da attaccare il palazzo del re Armonia smuovendo le onde del mare che hanno finito per inghiottirlo. E guarda caso, sempre dalle rovine abissali, sappiamo che il re Armonia entrò in contatto con gli Unknown. E allora, se il conflitto tra Eternatus e i lupi leggendari ha sconvolto tanto Unima quanto Yoto, vogliamo forse credere che un popolo nomade come quello di Orocea, viaggiando per le varie terre, non abbia saputo nulla? Vogliamo forse credere che alla vista dei tre regi, Pokémon creati a immagine e somiglianza di quei giganti, non si siano terrorizzati a tal punto da rinchiuderli e fuggire? E allora, leggere le iscrizioni all'interno della sala incesa non può che saltare all'occhio un dettaglio sconvolgente. Dopo aver narrato la vicenda del popolo della sala incesa, dei tre regi, il racconto passa inspiegabilmente dal plurale al singolare. Se avrai coraggio e speranza dietro ad una porta, troverai un Pokémon eterno. Perché non continuare a parlare al plurale se si stesse parlando ancora di quei tre regi? Serve davvero che io vi dica chi potrebbe essere quel Pokémon eterno? Serve davvero che vi dica che i simboli Braille riportati su Regirock, Regice, Registeel e Regigigas constano di 7 punti, mentre l'esagono di Eternatus ne individua 6 più 1 al centro che fanno 7? Con una conformazione pressoché identica a quella di Registeel. Per quanto gli abitanti di Orocea possano aver avuto le loro ragioni per rinchiudere questi tre Pokémon, però forse non si sono guardati a sufficienza al loro interno. Già, perché l'umano che rinchiude il gigante per paura non fa altro che temere se stesso e la propria natura intrinsecamente caotica. E la morale di Arceus consegnata agli Unknown non potrà giungere a tutti. Già, perché ancora oggi esistono uomini che potrebbero porre fine al multiverso se solo avessero tra le mani l'energia per farlo. E sarebbe davvero un peccato se l'energia di un gigante dovesse cadere tra le mani di un uomo assetato di potere al punto da non accorgersi di star aprendo le porte al Pokémon eterno. Fino ad ora abbiamo raccontato il passato, è arrivato adesso il momento di catapultarci nel presente. Parlando del mito della creazione, ho distinto tra il potere dei giganti e la potenza dei giganti. Ora, dopo tutto ciò che abbiamo detto, è tutto molto più chiaro. Il potere dei giganti è la loro capacità di controllare la natura, mentre la loro potenza è ciò che noi chiamiamo energia Dynamax, nonché ciò che rende un gigante degno di tale nome. Ora, abbiamo detto che Eternatus diffuse quell'energia Dynamax al tempo del conflitto con Zacian e Zamazenta, permettendo ad altri Pokémon di assumere quella stessa energia, quali saranno a loro volta in grado di creare dei piccoli squarci che connetteranno il multiverso al vortice di caos da cui Eternatus stesso proviene. Dunque, se tramite una microscopica porzione del Dynamax di Eternatus un Pokémon qualunque è in grado di aprire un piccolo squarcio verso quel mondo, allo stesso modo Eternatus, con la totalità della propria energia, può sicuramente aprire un qualcosa di grande a sufficienza per permettere il suo stesso passaggio. C'è però un problema. Se Galar esiste ancora e se la società si è sviluppata in maniera armoniosa, permettendo la convivenza tra umani e Pokémon e la costruzione dell'industria, allora quel conflitto tra Zacian e Zamazenta e Eternatus si è risolto in favore dei primi, seppure le rovine della regione mostrino che il prezzo da pagare fu estremamente alto. E se l'energia di Eternatus giace nel sottosuolo di Galar, ciò vuol dire che Eternatus in questo momento non la possiede. Potremmo trovarci dunque di fronte a una versione ridotta di Eternatus, in cui il gigante non è più tale e non è dunque in grado di accedere al multiverso come in passato fece. E allora è necessario attendere che il caos agisca dall'interno della creazione divina e che qualcuno da quel mondo tenda la mano a Eternatus. Qualcuno che sia in grado di convogliare una quantità di Dynamax sufficientemente grande per aprire la porta al Pokémon eterno. E sappiamo tutti chi a Galar può usufruire di un tale potere. Rose, il presidente della Lega Pokémon, nonché di un vasto conglomerato di aziende. Chi sostiene che Rose sia il malvagio di Pokémon Spada e Scudo sbaglia, e sbaglia perché contro ciò che sappiamo. L'obiettivo di Rose non è quello di risvegliare un Pokémon di cui si narra nelle leggende, non solo perché quelle leggende probabilmente sappiamo che non le conosce, ma anche perché nessuno vorrebbe risvegliare un Pokémon simile. Gli esseri umani nel mondo Pokémon sono imparentati con il caos, lo abbiamo detto, ma allo stesso tempo ne hanno paura, e lo abbiamo visto con il popolo di Orocea e con la questione dei regi. Ciò che Rose vuole fare è dannatamente semplice. L'energia Dynamax appare potenzialmente infinita, pulita e potente. Davvero vogliamo credere che un uomo a capo della
Lega Pokémon di Galar e dell'industria di Galar, voglio utilizzare la Dynamax solo per la prima? Abbiamo detto più volte che Galar, nella sua struttura, tenta di rappresentare un progresso tecnologico affine a quello del nostro mondo, dalla ruralità alla prima rivoluzione industriale, fino ad arrivare alla tecnologizzazione più estrema rappresentata dalla città nord di Galar e, guarda caso, culmine della nostra avventura all'interno della regione. Ma esattamente come il nostro progresso tecnologico ha delle ripercussioni sull'ambiente che sono effetti collaterali rispetto a quello che noi facciamo, allo stesso modo nel mondo Pokémon la spasmodica ricerca di nuova energia può portare a risultati catastrofici. Rose non vuole Eternatus. Rose vuole guadagnare e per farlo non si fa intimorire da delle leggende che sfumano nel tempo. È come dargli torto, in fondo noi non siamo molto diversi. E allora, inconsapevole dei pericoli, Rose potrà accumulare e liberare un quantitativo tale di energia Dynamax da spalancare l'uscio Eternatus, al Pokémon eterno ed etereo, precedente al tempo, allo spazio e alla materia, caos per eccellenza e gigante delle origini. E ciò sarà possibile perché gli esseri umani sono i discendenti di quella creatura, tanto nella fisionomia quanto nella tensione verso il caos. E a quel punto tutta Galar avrà servito un assist terrificante per la propria distruzione. Lo avrà servito Flora con i suoi studi, lo avrà servito Dandel con la sua ingenuità, lo avrà servito Beat con il suo aiuto a Rose, lo avrà servito infine proprio Rose con la sua grande inconsapevolezza. Ma lo avremo servito tutti noi che abbiamo utilizzato e sfruttato un sistema che alla fine dell'avventura arriverà a minacciarci. Se lo sviluppo tecnologico del nostro mondo potrebbe culminare con disastri ambientali, beh allora quello del mondo Pokémon potrebbe tramontare con la sopraggiunta del caos. Ma se per il nostro mondo una speranza è difficile trovarla, nel mondo Pokémon questa c'è e si è fatta strada nella civiltà. Sì, perché per quanto l'essere umano del mondo Pokémon sia caotico, per quanto si erede in un certo senso dei giganti, a quest'ultimo resta comunque un messaggio. Il messaggio trasmesso dagli Unknown e pensato da Arceus, di una civiltà basata sull'armonia e sulla pace, dove le volontà in origini caotiche possano riunirsi insieme felicemente e dove si possa creare un mondo idillico che non fu possibile tra Arceus e i giganti. E allora forse l'uomo e i Pokémon uniti potranno trasformare questa tragedia in una commedia. E devono farcela, perché in gioco ci sono le vite dei propri cari che essi stessi hanno messo repentaglio. C'è in gioco la vita di Sonia, la nipote di Flora, c'è in gioco la vita di Hop, il fratello di Dandel, c'è in gioco la vita di Mary, forse la figlia di Rose. C'è in gioco tutto ciò che abbiamo di più caro. E allora sarà forse quell'armonia tra Pokémon e umani a sconfiggere quel caos tramite la sua stessa energia? I Pokémon non diventano esseri malvagi una volta invasi da questa, perché restano pur sempre creature di Arceus e non giganti. E allora che sia proprio grazie a quell'energia ancestrale che noi chiamiamo Dynamax che sarà possibile risolvere i problemi che la stessa energia ha creato, che la Dynamax sia la condanna e l'amnistia del genere umano, che sia proprio grazie alla tecnologia che sarà possibile risolvere un problema che la tecnologia stessa ha creato. Una cosa è certa: se la civiltà dovesse riuscire nell'impresa di contrastare i giganti, allora ciò decreterà la vittoria totale di Arceus. Certo, non sarà facile, e soprattutto non basteremo noi e non basterà nemmeno Zacian, perché servirà anche Zamazenta, non solo la spada ma anche lo scudo, perché in una guerra totale come quella che forse ci aspetta, le differenze tra spada e scudo, sole, luna, X e Y, bianco e nero non possono più contare. Come non potrà più reggere, peraltro, il confronto che abbiamo a Galar tra tradizione e innovazione. Perché tutto ciò surclassa certe piccolezze e perché in gioco c'è il destino della stessa civiltà Pokémon. E sarà allora nella battaglia contro ciò che non vorremmo mai affrontare che lo Yin e lo Yang si riuniranno in un Raid Dynamax che riunirà la spada e lo scudo di Galar. Solo allora l'ordine perfetto e l'utopia del mondo Pokémon avrà veramente successo e riuscirà a debellare la minaccia dei giganti. E se tutto ciò dovesse essere Pokémon Spada e Pokémon Scudo, allora probabilmente ci rivedremo a Sinnoh, forse quella volta, per confermare tutto quanto. Thank you.
Ultimamente su questo canale vi ho abituato a delle conclusioni molto frettolose, perché più persone arrivano alla fine del video, meglio il canale va e più il canale è spinto in avanti. Bene, quest'oggi ho deciso di infischiarmene, perché quando un contenuto raggiunge certe dimensioni, non solo di quantità, ma anche di lavoro e di dedizione, credo che vada onorato più delle statistiche. Quest'oggi si conclude una parte del nostro viaggio che ci ha portato a rivisitare non tanto la regione di Galar, quanto l'intera storia del mondo Pokémon. È fantastico per me fare queste tipologie di video, perché so che potrebbe sembrare strano, ma ogni volta che mi cimento in un nuovo argomento scopro qualcosa di nuovo, e questo permette a me stesso di crescere a livello intellettuale, e fare tutto ciò tramite Pokémon, che è la mia passione, non può che riempirmi d'orgoglio. Avere l'opportunità di esprimermi qui davanti a voi, di esprimere delle mie scoperte che mi fanno crescere come individuo, e farlo tramite quella che è la mia passione, mi permette di mostrare orgogliosamente questa passione a persone a cui magari mesi, anni fa, non avrei mai accennato un qualcosa di simile. E mi piace pensare che un po' di questa mia attitudine riesca ad attraversare questo schermo che ci divide e riesca in un qualche modo a prendere anche voi. Essere accettati e far sì che le persone comprendano le vostre passioni passa anche dal mostrare quanto una passione possa essere nobile e quanto questa stessa passione possa generare qualcosa di bello, ed è proprio bello la parola d'ordine di quest'oggi, secondo me. Quest'oggi vi lascio con una piccola riflessione che ho preso da Kant in realtà, ma che ho fatto anche un po' mia, a dire il vero. Io credo, sulla scia di Kant, che quando l'essere umano trova delle connessioni logiche all'interno di un mondo che magari una connessione logica non ce l'ha, come magari è quello Pokémon, beh, allora quell'uomo prova del godimento, quell'uomo prova piacere, perché riesce ad associare la bellezza proprio a quei collegamenti che ha fatto. E trovare la finalità in qualcosa che magari una finalità non ce l'ha, crea semplicemente un prodotto estetico. Facendo quello che abbiamo fatto oggi, io non credo di aver detto la verità sul mondo Pokémon, o meglio, non ne ho la pretesa, se sarà così tanto meglio, ma non era questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo era creare qualcosa di bello, qualcosa che suscitasse dei brividi alle persone e qualcosa che suscitasse dei brividi anche a me stesso. E se sono riuscito a fare ciò con me stesso, ve lo posso assicurare, io mi auguro che ciò sia avvenuto anche con voi, mi auguro che con questo video abbiate provato delle emozioni. E se mi confermerete che da ciò che avete sentito quest'oggi avete provato delle sensazioni forti, avete provato piacere, avete provato qualsiasi tipo di emozione, beh, allora penso di aver avuto successo. Per il resto, il nostro cammino all'interno delle teorie Pokémon per il momento si sospende, per il momento si ferma ad una tappa fondamentale che saranno proprio Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ma siccome all'interno del nostro viaggio non abbiamo fatto altro che parlare di quanto sarebbe stata bella la meta, beh, adesso che stiamo per arrivare a quella meta, sarebbe stupido non esplorarla. E soprattutto sarebbe stupido non farlo assieme. E dunque vi do appuntamento venerdì 15 novembre alle ore 10 di mattina qui su YouTube per iniziare insieme la nostra avventura su Pokémon Spada e Pokémon Scudo in live. E se davvero, al di là della bellezza che abbiamo messo in luce quest'oggi, dovessimo aver azzeccato qualcosa riguardo al mondo Pokémon e riguardo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, beh, io credo che sia giusto festeggiarlo assieme. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.